questo Fashton, no, cioè dà un po' fastidio. Sì, 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 questo hai ragione. No, noi comunque abbiamo giocato anche il primo tempo con la mischia, però ogni volta l'arbitro ci diceva di usare la palla più di andarla fuori. E ogni volta che provavamo a fare il drive, sentivamo l'arbitro ci diceva di use the ball, quindi dovevamo per forza aprire la palla. E poi sì, magari non abbiamo giocato come dovevamo giocare nel primo tempo, però poi nel secondo tempo abbiamo cambiato un po' le cose, utilizzando sempre la mischia, che era il nostro punto forte di tutto il mondiale, e siamo riusciti a metterli sotto e portare a casa la partita. Tu sei soddisfatto del tuo mondiale? Tutto sommato sì, perché comunque l'obiettivo è stato raggiunto. Dovevamo fare magari un po' meglio nella fase iniziale, però comunque siamo soddisfatti. Per Merea, nel primo tempo soprattutto avete usato molto molto il piede, sì, lasciando spazio ai Tongani per contrattaccare. Sì. Era un'indicazione che era arrivata prima della partita o poi nell'intervallo? Allora, già è stato detto, cioè il piano di gioco era nei nostri 22 di usare il piede e giocare sempre nel loro campo. E poi nel loro campo di provare a fare i nostri lanci di gioco che sono efficaci, soprattutto in prima fase. E sì, abbiamo fatto quello che ci hanno detto, poi nel secondo tempo abbiamo provato di più a utilizzare la mischia, come ho detto prima il collega, e siamo riusciti a fare un buon secondo tempo. Quindi comunque era un piano di gioco voluto? Sì, magari dovevamo fare dei calci un po' migliori, perché abbiamo sbagliato in alcuni casi, abbiamo lasciato la palla a loro, che loro sono abili sull'uno contro uno, così oppure comunque nella sfida sull'uno contro uno sono davvero abili e dovevamo magari buttare la palla fuori anziché lasciarla in campo, come è successo più volte. Cosa ti lascia, e poi giro anche la domanda a Nicola, cosa vi lascia questo mondiale come esperienza, come vissuto per la carriera e come uomini? Sì, per quanto riguarda me è stato molto positivo questo mondiale, perché ho fatto esperienza a un buon livello che finora purtroppo non ho avuto la fortuna di fare, a parte l'anno scorso comunque ho fatto europeo, 6 nazioni mondiale, Division B, e quest'anno abbiamo avuto degli avversari davvero tosti che ci hanno permesso di crescere man mano, dalla prima partita fino all'ultima, di crescere come gruppo ma anche individualmente. Quindi da questo mondiale possiamo portare a casa o della felicità di essere rimasti comunque nel Junior World Championship, e anche il fatto comunque di aver messo esperienza sulle spalle, che soprattutto nel mio ruolo, nel nostro ruolo, serve molto. Cosa per te? Beh, io prendo spunto anche da quello che ha detto il capitano, è stato sicuramente una base per far crescere soprattutto l'esperienza e affrontare personaggi che quotidianamente giocano nell'alto livello come i neozelandesi, i gallesi. E dal punto di vista del ruolo è stato molto positivo, perché penso di essermi confrontato con gente molto forte, e quindi penso che l'esperienza sia stata molto positiva di questo mondiale. L'obiettivo è stato raggiunto e ora pensiamo solo al futuro, a fare bene. Una cosa qua, è tanto ampia la differenza tra il Super 10 e questo tipo di torneo? Beh, sicuramente il livello di gioco, il ritmo e gli impatti fisici sono più alti del top 10. Forse le mischie chiuse sono un po' più difficili nel top 10, però diciamo che nel ranking moderno è più importante giocare a questi livelli qua per il ritmo di gioco, perché ormai il pilone deve essere duttile, e quindi diciamo che questo è un altro livello rispetto al top 10 e al campionato under 20 sicuramente. A fare un mondiale che avevamo già detto in sede di presentazione dei 6 nazioni addirittura, mondiale che si giocava su questa partita qua, come si fa arrivare a stare calmi dopo un certo tipo di sconfitte? È stato difficile, devo dire la verità, perché intanto eravamo in Italia, se fosse stato fatto magari non so, in Nuova Zelanda la sconfitta veniva un po' attutita dalla lontananza, e qui abbiamo avuto sempre il volume, i riflettori puntati, ed era difficile sicuramente per noi essere in diretta televisiva, avere tutta la stampa che ci cercava,
E poi bisogna capire che ci siamo confrontati contro i primi al mondo, insomma, questi qua sono i più forti in assoluto a livello under 20. Noi l'anno scorso avevamo fatto già un'impresa vincendo il mondiale lì e conquistandoci un posto, per dire qua. Quest'anno lo sapevamo tutti giustamente, come dici te, dall'anno scorso. Abbiamo fatto fatica, però i ragazzi sono maturati, stavano facendo, penso anche tutti noi con loro, perché è una crescita che si fa tutti quanti insieme, per partita, abbiamo giocato, ecco, per farvi prima, che abbiamo sbagliato qualche calcio di spostamento, così era per cercare di andare a giocare nel campo avversario, cosa che c'era stata molto difficile contro l'Argentina, dove avevamo avuto un buon possesso, ma dentro la nostra metà campo. Giocare dentro la nostra metà campo vuol dire essere sempre in balia a un fallo che poi puoi prendere, vedi, i 12 punti e i 3 calci che ha sbagliato l'Argentino l'altra volta. Quindi abbiamo cercato di andare a giocare di là. E abbiamo dato delle palle a loro, siamo stati stoppati, abbiamo avuto degli inconvenienti durante questo tragitto, diciamo, di partita. Però alla fine, insomma, poi era il discorso cercare di andare lì nella zona dei 22 per poi impostare i nostri drive e le nostre spinte che sulla carta erano più forti e anche stato sul campo, insomma. Quindi, tutto sommato, la partita era prevista così ed è andata così, per fortuna, e perché hanno giocato bene abbiamo anche portato a casa il risultato. Sembra che abbiamo visto due partite diverse, Costantino e io, in merito ai calci, perché già due persone dietro il tavolo hanno detto abbiamo sbagliato qualche calcio, e invece, scusate l'opinione mia, qualche calcio è stato indovinato. Sì, anche questo è vero, perché abbiamo trovato quel calcio eccezionale di Visentin che è andata bene. Per esempio, per ribadire la mia opinione, io aspettavo con ansia l'inizio del secondo tempo per vedere cosa cambiava. Nei primi 3 minuti del secondo tempo abbiamo sbagliato 2 calci. Il terzo calcio sbagliato è venuto al 18esimo, al 68esimo finalmente abbiamo indovinato un calcio in touche, penso sia stato il primo della partita, no, cancelliamo l'ultima frase, e al 31esimo un altro calcio sbagliato. No, mi dà fastidio sentire. C'è qualcosa che non va, insomma. Se voi dite che siamo arrivati abbastanza al limite, alla fine del torneo, non è facile un torneo del genere, è molto duro, si gioca ogni 4 giorni, ci sono pressioni, può succedere che si sbagli anche perché le cose facili, tutto qua. Purtroppo si fa, e dopo per fortuna, come ripeto, e anche per bravura loro, soprattutto, abbiamo trovato il modo di mettere dentro elementi importanti. Qualcuno ha casa di fortuna. Certo, tutto fatto. E permettetemi di dire l'ultima cosa, non volevo rovinare la festa a tutti, perché se non l'avete capito, io sono più contento di voi che abbiamo vinto. Vabbè, questo noi siamo tanto felici, è vero, perché l'obiettivo raggiunto il prossimo anno si può stare ancora in questo gruppo dei 12, ce lo siamo conquistati sul campo, è importante. Dopo poi ogni anno un anno, perché sai, da giovanili vanno fuori 91, entrano 93, bisogna vedere che amalgama ci sarà il prossimo anno, ed è sempre da conquistare metro per metro tutta questa faccenda.